11 dicembre 1980, 11 dicembre 2010, saranno passati 30 anni dal barbaro assassinio del sindaco di Pagani, Marcello Torre. Come ogni anno, anche quest'anno il premio internazionale per l'impegno civile che sarà dedicato alla memoria di un altro sindaco ucciso, quell'Angelo Vassallo, primo cittadino di Acciaroli, morto per mano assassina il 5 dicembre. Questa mattina in Regione Campania la presentazione della 30ª edizione di questo premio, che ormai è diventato un punto di riferimento per quanti sono impegnati nella lotta alla criminalità. Io penso che questo sia l'esempio vero di come bisogna combattere la criminalità, come bisogna dare un buon esempio. E ho detto, testimonianza dà un valore per il futuro, perché gli affetti, i ricordi rimangono nel cuore delle persone, dei familiari soprattutto, e vediamo come vivo in particolare in Lucia Anna Maria, che c'è il ricordo del marito e del padre come se fosse qui oggi, quindi non c'è nessuno, non sono passati 30 anni. Il problema è capire però cosa fare per il futuro, che questi esempi siano esempi per le giovani generazioni, perché a loro dobbiamo guardare mettendo insieme come istituzioni quel primo, oltre gli strumenti, questo mi pare essenziale, però quel clima di condivisione, di dire siamo insieme, è un'unica voce, ecco, diciamo, vi voglio sintetizzare così, e la voce migliore è quella loro, nel senso che le istituzioni non potranno mai trasferire in termini di diretti e di comunicazione e la loro capacità di stare sul problema, di dire vogliamo continuare a lottare, non vogliamo chiuderci in casa. Si potrebbe fare una scelta più facile, no? Chiudersi nel privato, invece condividere insieme ai tanti che stavano qui, bisogna ricordarlo, tante vittime, famiglie vittime della violenza, della malavita, e quindi sono per noi tutti un esempio, bisogna lavorare insieme, devo dire si è fatto tanto in questi anni e si dovrà continuare a farlo. E Lucia prima ricordava, lo faceva anche Anna Maria, quanto era differente farlo negli anni 80. Questa consapevolezza oggi c'è molto, molto, molto più forte, quindi dobbiamo continuare su questa strada. Dopo 30 anni Marcello, guarda, non è più una commemorazione, è un ricordo di Marcello, perché Marcello non va ricordato tristemente, la tristezza ce la teniamo per noi, noi dobbiamo dimostrare agli altri gioia, forza, per poter dire ce l'ha fatta Lucia, ce l'ha fatta Anna Maria, ce la possiamo fare anche noi. E io auguro a tutti che dopo 30 anni di avere la stessa forza che io dal giorno degli anni 80, ancora oggi io parlo di Marcello come fosse ieri. Il messaggio è quello sempre di speranza, di lottare e di non piegarsi mai. E io, come poc'anzi ho detto, noi dobbiamo essere prima di tutti noi adulti delle persone credibili, per far sì che i giovani siano credibili. E il messaggio di papà, io sulla lapide che sta al cimitero di papà, combattere per i tuoi stessi ideali per me sarà segno di speranza. Ho fondato la mia vita su questi valori, e valori a cui io sto dedicando e dedicherò la mia vita, e a chi veramente ci vuole affiancare e ci vuole bene. Ma credo che è cambiato quello che la stessa signora Lucia Torre e la figlia Anna Maria dicevano, un sentire diverso, ma dove per diverso c'è un valore aggiunto, ringraziando il cielo, che è il valore aggiunto delle istituzioni e di tanta parte della società civile, che non deve temere, anzi che deve sempre più trovare il coraggio di ostentare la propria onestà e la propria chiarezza di fronte a questi temi.